La pandemia ha provocato nuove povertà. A Roma persone che hanno perso il lavoro si ritrovano a dormire lungo il Tevere. Lino Lombardi ci racconta le loro storie. Come mai dorme qui? Non c'ho casa. Sono da quest'estate qua con mio compagno. Esco la mattina e torno la sera che vado nelle Caritas a mangiare, non mi vergogno. Finiti sotto un ponte, chi per scelta, perché la vita gli è stata matrigna o perché con la pandemia ha perso casa e lavoro. Sono qui perché non c'ho un appoggio per dormire. Fornitore elettricista, saldatore, c'è un po' di tutto. Solitudini infinite, storie disperate. Preferiscono San Pietro, Castel Sant'Angelo, possono fare la doccia sotto il colonnato del Bernini, possono racimolare qualche spicciolo o un pasto caldo. Antonio, 38 anni, faceva il cameriere. E poi il ristorante ha dovuto chiudere per le problematiche del Covid, in più ero anche al nido. E mi sono ritrovato da un giorno all'altro, fin quando ho potuto resistere, ho pagato la stanza che avevo in affitto e poi da un punto in bianco mi sono ritrovato per strada. Invece di produrre per il paese, mi ritrovo a dormire in una tenda. Cosa ti spinge ad andare avanti? La dignità, che cos'è la dignità? Al momento è svegliarsi, andarsi a fare una doccia, rimanere sempre puliti dentro e fuori e poi trovare un lavoro e fare una vita normale. La loro paura è che con le piogge il Tevere allaghi le banchine, trascinando via l'ultimo loro riparo. Smantellata una rete criminale che gestisce...